Il percorso per raggiungere il rifugio Grazzaria è affascinante perché è proprio sotto le pareti più belle della Creta Grazzaria, le pareti nord, ardite, maestose, che sono state la palestra di roccia degli alpinisti udinesi e triestini, i più grandi alpinisti della nostra regione. E permette di passare per i ruderi della Malga Flop, che ormai era monticata fino agli anni 50, e poi si entra in una magnifica faggeta e da questa, superata la faggeta, si entra nella zona scoperta sotto le pareti proprio verticali della Grazzaria. E il rifugio è posto su un dosso in mezzo a un bosco di faggi che domina la Val Aupa e si può godere il paesaggio fino a Ciudalbor. Quindi il rifugio Grazzaria sarà inaugurato quest'anno, i lavori sono stati finiti e sarà aperto il prossimo mese ed è quindi un punto di appoggio bellissimo per salire sia la Era un Grazzaria rifugio che il concepito Serio. per le esigenze di allora. E quindi adesso, grazie a un progetto Interreg, finanziato con fondi europei, in parte con cofinanziamento regionale, è potuto essere ristrutturato per consentire anche al gestore di poter, oltre che ospitare, di poter vivere in maniera Anche qui più già vediamo, dignitosa. siamo in cima, ma noi ci stiamo per arrivare. Dal Grazzaria si sale ancora con un'oretta, poco meno, possiamo arrivare alla Foran delle Aline, che è già una bella meta, perché già da qui possiamo vedere, Giovanni, è vero, la parete del Sernio, da qui ha già una Sì, vista si splendida. osserva la parete nord del Sernio, si Esatto. osserva la parete della Torre Nuviernulis sulla sinistra e si osserva la nuova costruzione del rifugio nella Conca del Ecco, Mestre, che è questo un volevo rifugetto proprio in legno. chiederti. C'è questa bellissima baita in legno Sì, che spicca proprio in mezzo sì. al bosco, in mezzo alla mugheta, alla sul mugheta, versante di là, sì, sì. perché è stata ricostruita proprio Da poco. risistemata da poco. Ecco, il tratto successivo è quello che ci porta alla forca di Nuviernulis con, possiamo dire, ancora un'oretta, tre quarti d'ora da Quarti Foran della d'ora, tre Aline. quarti d'ora. Possiamo arrivare a Forca Nuviernulis. Forca Nuviernulis, che è anche un punto di arrivo interessante come meta e che consente, Renato, vero, di affrontare anche Sì. Ecco. un'altra discesa, quella nel Vallone del Glagnò, che anche sul sito proprio recentemente mi hanno chiesto tanto di questa escursione. Cosa possiamo Sì, dire? la Forcella Nuviernulis proprio invita a scendere a valle. C'è la magnifica valle dalle Nuviernulis tra Cimadors e le Palasecca Paleverte per scendere lungo questi fianchi ripidi dove la mulattiera è stata realizzata negli anni 14, 1914-15 con un percorso molto ben studiato, calibrato. E permette di godere del fascino delle cascate di questo rio Glagnò che scende a precipizio nelle forre e nello stesso tempo di godere sia il canto e il salto del camoscio, perché è una valle in cui si entrano pochissimi perché è molto lunga, però con un minimo di preparazione si può percorrere agevolmente in 2 ore e si raggiunge Mogessa. Il fascino della Valle Nuviernulis deriva oltre che dalle acque splendide, anche dalle pareti maestose che sono sui fianchi destri, sia a destra che a sinistra, che incombono sopra, però sempre con la massima sicurezza. Si percorrono degli stavoli dove la popolazione di Mogessa monticava e viveva durante l'estate. Mi pare che le difficoltà anche nella parte bassa della fora sono state risolte, Sì, no? attualmente il sentiero è stato riattivato e messo in sicurezza, per cui anche se su un periodo di piogge si può percorrerlo abbastanza tranquillamente, perché sono le opere di questa mulattiera di guerra molto ben fatte e resistono dopo 100 anni alle intemperie, Del alle tempo. grandi alluvioni, ai nevai, alle frane. È un'escursione quindi bellissima, lunga, alla Lunga. portata diciamo, Di chi ha un buon di chi ha un po' di allenamento. allenamento e di chi ama questi posti così Sì. belli, così solitari. Anche perché quando, non dimentichiamo che quando scendiamo giù a Mogessa, sì, invita a scendere, ma quando siamo a Mogessa dobbiamo risalire per Dobbiamo arrivare a risalire Mogessa. per andare Un'oretta. le Dobbiamo Germente. scollinare Sì, sulla quindi foca. il dislivello comunque è Dopo aver significativo. camminato 7-8 ore,
ci vuole ancora un po' di zucchero per poter per salire. Poter salire. Ma torniamo al nostro Sernio. Danubi Ernulis, Giovanni, mi pare che dobbiamo affrontare la parte più complicata, se vogliamo. Sì, qualche passaggio su roccia. Una parte, diciamo, che richiede attenzione. Richiede attenzione sia perché lasciamo la mulattiera comoda per spostarci su un terreno dove alle volte dobbiamo utilizzare anche le mani. È un terreno dove proprio troviamo anche certi tratti sporchi, dove c'è il rischio di scivolare, ci sono delle roccette instabili, quindi molta attenzione, sicuramente salendo. Non è una montagna da sottovalutare, proprio perché per diciamo il dislivello che ha ci si può trovare ad essere stanchi, non tanto salendo quanto scendendo. Sappiamo che quando ci siamo stanchi la soglia di tensione cala, calando la soglia di tensione diminuisce tutta la reattività del fisico e quindi c'è il rischio sicuramente, c'è il rischio. Una giornata molto calda estiva. Bisogna in situazioni particolari bisogna fare attenzione. Anche perché appunto le difficoltà si trovano nell'ultima parte, quando uno ha già alle spalle un po' di dislivello, esatto. E deve comunque percorrere e anche al ritorno. Naturalmente. Ecco, qui vediamo proprio da queste immagini alcune delle roccette sommitali. Si arriva a questo panettone di roccia con la croce e con una vista splendida. Diciamo che il Monte Sernio si divide un po' tra la Valaupa e Tramoggio, e Paularo. Esatto. Infatti sono tre comuni, Tolmezzo, Moggio e Paularo.